Ciao a tutti, eccoci qua, c'è ospite Ettore. Allora Ettore, parti pure. Grazie Francesco, grazie alla radio che mi dà ogni tanto la possibilità di poter parlare e presentare la cultura paleoveneta e celtica, a volte anche quella romana. E così oggi volevo innanzitutto iniziare augurandovi buon anno, anche se magari già molti lo hanno ricevuto. Ricordiamo che però l'inizio dell'anno veneto è il primo marzo. Esatto. E che Dea Reitia vi porti salute ed abbondanza. Questo sapete che è il mio saluto augurale che faccio ogni volta che vengo in radio. Ecco, prima di poi parlare delle cose che ho preparato questa sera, volevo così annunciare alcuni appuntamenti che comunque avrete già sentito sicuramente da Francesco. Tipo questa sera c'è il Pagan Mood a Montecorto Terme, Pub Imbo col Vio Aureliana alle ore 21. Ecco, chi vuole venire o passare ci trova al Pub Imbolc a Montegrotto. Allora, domani sera abbiamo un incontro presso l'Arca di Noè in via Medici, che è dietro il centro Coffer. Abbiamo con noi Ichu, che è un indiano Apache, e parlerà della spiritualità indiana e poi un po' della sua cultura, e poi ci farà vedere la danza dell'aquila e tante altre cose, insomma, che lui ha questa grande capacità di fare e di coinvolgere la gente. Allora, domani sera alle ore 21 presso l'Arca di Noè in via Medici dietro il centro Koffler. Eventualmente, se qualcuno gli interessa questa cosa, comunque può contattare la Eliana, che adesso do anche il numero di telefono, che è il 349 28 61 484. Poi casomai, quando apriamo i telefoni, se c'è qualcuno che interessa, possiamo ridare anche questi numeri di telefono. Ecco, poi una cosa che è inerente un po' alla materia che noi abbiamo di solito parliamo, e di questo appuntamento sabato, venerdì 19 marzo alle ore 21 presso l'auditorium di Villa Tora di Saonara avremo con noi, sarebbe le scuole medie, mi sembra, sono le scuole medie di Villa Tora, non Saonara, Villa Tora, che è vicino, per capire, lo stadio, il cimitero. Avremo con noi Federico Moro, che magari molti di voi hanno avuto già l'occasione di conoscerlo, che presenterà due libri. Il primo è La voce della Dea e il secondo è La custode dei segreti. Ecco, il titolo della serata è Veneti antichi e celti agli albori della nostra storia, che è un ciclo di conferenze che noi abbiamo preparato, in questo caso per il paese di Saonara, in cui si parlerà di un po' di tutto, ecco, di questa cultura che si sta un po' alla volta spegnendo, e noi cerchiamo in qualche maniera di portarla un po' a conoscenza della gente. Beh, spegnendo, se noi vediamo i risultati della festa dei Veneti a Cittadella, sembra che l'interesse per questa cultura ci sia. Ecco, fortunatamente che c'è qualche associazione che si sta dando da fare per cercare di riportare un po' in luce questo splendido passato, insomma, ecco. E che noi magari, andando a ritroso con il tempo, andiamo dal 500 avanti Cristo e appena dopo il dopo Cristo, insomma, ecco. A proposito, visto che ti ricordi, io voglio ricordare che per chi vuole vedere qualcosa tipo i Venezia Vitrix, su internet c'è parte del combattimento di Cittadella disponibile su internet. Se uno va sui video di Google, trova cerca Cittadella, e il quinto video che esce c'è anche il combattimento dei Venezia Vitrix di Cittadella del 3 di settembre. Ecco, molto bene.
Vedete che comunque Francesco... No, non è opera mia questa volta, non è opera mia. Non è opera di Francesco, ma sotto sotto c'è la mano sua qua. No, no, le persone di Raise Venete che l'hanno fatto, insomma. Bene, bravi i ragazzi delle Raise Venete. No, 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 è un video fatto da Raise Venete. Sì. Comunque se voi andate su video.google.it, fate Cittadella, vi esce anche un bel po' di video, 5-6 video interessanti sulla faccia dei Veneti. Ecco, abbiamo avuto l'intervento di Claudio Simeoni. Allora, bene, ecco, lasciato poi questa cosa, perché poi abbiamo altre due conferenze, però le presenteremo, ecco, magari un paio di settimane prima, perché poi queste cose vanno nel dimenticatoio. Allora, venerdì 19 marzo alle ore 21 all'auditorium di Villa Tora, Veneti antichi e celti. Bene, adesso volevo parlarvi del... è già passato, però comunque è bene rinfrancare questa cosa, che è la festa solstiziale legata poi al Natale, in cui questa tradizione che ha avuto in essere poi la mano della religione cristiana e ha un po' così messo sotto sopra quello che era il vero spirito di questa festa. Il Natale è una festa legata al solstizio invernale e godeva di una grande importanza nel passato, come tuttora. Il Davide Donnini scrive che il 25 dicembre è una grande festa per numerosi popoli diversi abbracciati dall'impero romano. In quel giorno si festeggiava la nascita del Dio Sole, partorito dalla Dea Vergine, Horus partorito da Iside in Egitto, Thomas partorito da Milita o Ishar nelle religione iranico-caldee, tradizione che era giunta fino a Roma nella forma del culto di Mitra e che era entrato nelle abitudini dei romani. In tutta Europa il falò di Natale, nelle sue forme, era un'usanza tipica caratteristica della vigilia, un rito che deriva dalle proprie origini e dalle antiche tradizioni pagane successivamente fatte proprie ed acquisite dalla religione cristiana. La tradizione del ceppo collegata con l'antica festa pagana del fuoco del solstizio invernale è diffusa ancora nelle campagne francesi, tedesche, inglesi e italiane. E la sera della vigilia si usava mettere ad ardere nel camino un enorme ceppo di quercia, naturalmente, detto appunto il ceppo di Natale, e che doveva ardere per tutta la notte, e al mattino si usava raccogliere e conservare le ceneri del sacro ceppo, perché la si credeva ricca di virtù terapeutiche, anche la parte rimasta non arsa del ceppo, ed era conservata questa usanza, e poi si buttava in mezzo all'aia per calmare il cattivo tempo. Pensate un po'. Tradizioni che ritroviamo ancora adesso in Inghilterra e in Francia, dove si era usanza di picchiare sul ceppo per l'augurio di fertilità. E in diverse zone italiane, il giorno di Santo Stefano, aveva luogo il rituale di battitura delle piante da frutto, eseguito di solito da un bambino che, munito di un bastone, andava battendo la pianta, recitando ad alta voce una specie di invocazione. Una tradizione simile è presente poi anche in Val di Chiana, che la sera della vigilia di Natale le famiglie si riunivano intorno al ceppo di legno e i bambini bendati erano così fatti battere con le molle sul tronchetto mentre intonavano una canzone dedicata alla Vergine Maria. In Germania questa tradizione è applicata anche agli alberi viventi che vengono battuti per avere ricchezze.
L'albero natalizio diventa così il ceppo dell'abbondanza in un rituale che è rimasto intatto nel folklore e nelle tradizioni popolari. L'antico uomo sapeva bene che tutto è dominio da cicli di morte e resurrezione, in un eterno susseguirsi di buio e luce, vita e morte, che come eterna spirale nel loro continuo inseguirsi assicuravano la vita. E di estrema importanza diventano poi particolari periodi dell'anno durante i quali l'uomo tentò di ingraziarsi la sua grande madre con una serie di rituali propiziatori atti a ridestarla dal suo torpore per assicurarsi prosperità e fecondità. Ecco, è su questa ottica che si inserisce la festività del Natale, detta anche Yule, il solstizio d'inverno. È il momento in cui il sole, l'elemento maschile ingravidatore, nella sua fase più debole, dal 22 al 24 dicembre, viene partorito nuovamente da sua madre per garantire lo stesso e successivamente come al figlio ed amante la fertilità della sua sposa. Si ripresentano così spesso con nuove vesti, antichi retaggi culturali, rituali pagani assorbiti dalla nuova religione, che però riemergono con forza tra le pieghe del manto tessuto proprio per nasconderle e coprirle. Se vuoi c'è già una telefonata, se sei d'accordo andiamo via alle telefonate. Sentiamo. Sei pronto? Sì, pronto. Sì, ciao. Ciao, volevo un'informazione. A che ora rimandate la trasmissione delle 13 di oggi? Di notte sicuramente, sul tardi, però se tu rimani sveglio fino alle 6 sicuramente la risenti. Però non ho comunque il palinsesto qua, perché non so quando finiscono a quest'ora. Va bene? Non si può avere l'ora esatta? No, perché non si sa quando finiscono le trasmissioni del notturno. Comunque dopo mezzanotte sicuramente. Sì, come andare. Bene, ciao. C'è un'altra telefonata. Sì, pronto? Pronto, ciao Francesco, ciao Ettore. Ciao, ciao. Volevo salutarle e salutare Ettore anche. Grazie. Tutto qua te, che non sentivo. E sono contento di sentire appunto. Hai cominciato a leggere La magia dei cerchi della Laura Langò? Sì. Dai un però stamattina. Comunque di non averne altro, ma non mi ricordo più che titolo diga, perché sai che ho le borse e dopo le metto in scatoloni e dopo una. Tra l'altro prima di entrare in trasmissione ho parlato con la Laura proprio. E sì. Proprio prima di entrare in trasmissione ci saluta gli ascoltatori. Ah sì, perfetto, sono contento veramente. Bene. Ricambia se siete. D'accordo, da quello che le risentiremo ancora. Ok. Sapendo, a proposito sì. A proposito dell'inverno, no? Sì. C'è la ripresa del solstizio d'inverno. Sì. Che quando praticamente le forze che va a mancare anche, no? Sì. Per esempio. Se l'oscurità raggiunge il suo massimo. Sì, insomma. Anche l'uomo, per esempio, anche l'essere umano, la sua depressione, per esempio. Uno che soffre di depressione forse si causa da questa. Sì, beh, esistono dei cicli che noi naturali, siamo molto, insomma, soggetti, ecco. Appunto al discorso della natura, all'influsso della luce. Sì. C'è quello che non si trova a causa della classica depressione, imbottisce le pastiglie, questo, stato. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5 che conoscono le medicine alternative sanno benissimo che la vitamina D si forma se uno sta al sole. Esatto, perciò. Sì. Cioè che abbiamo tutto qua conoscendo. C'è una sincronia con il mondo ambientale che è fortissima. Esatto, nella natura. Esatto. E questo lo pensavo proprio appena adesso, appunto, che siamo nominare appunto il solstizio invernale, che è il punto infimo, il punto diciamo più freddo, più che dopo comincia appunto al SARS, il sole, esatto. Appunto mi con una medaglia, un bel medaglione. Fatto ancora a 14 anni, fatto di ottone, inciso con il bel sole, da Vittorio, bene. E ho appeso intorno al calendario romano. E io ho messo un sagittario perché sulla strenna dei Janus. L'antico usanza appunto della strenna. Di Janus, sì, che è la strenna di
del farro e miele. Sì. Si dice di mettere insieme, ora io ho messo insieme intriso miele insieme col farro. Ah, perfetto. E ho messo sale teo con dei nastri colorati intorno al calendario per un mese qua. Bene, bene, grazie Ivano. Perfetto, ciao a tutti. Ciao, ciao Ivano. Ciao. Ecco, a proposito, visto che Ivano ha toccato un punto molto particolare, cioè quello della depressione. Infatti nel mio lavoro, oppure nell'ambito, nel circuito che io frequento, sento sovente questa parola depressione. C'è un sacco di gente purtroppo che in questo periodo, tra novembre, dicembre e gennaio, capita appunto di sentirsi gli effetti della meteoterapia. Cavolo, la gente sta male perché proprio la si nota nei comportamenti e in questo disagio che poi si tira dietro. Ecco, so che è difficile dare una spiegazione oppure magari credere in quello che adesso vi sto anche per dire, perché io non voglio essere il santone che cura gli effetti di chi poi si sente o che ha momenti di stanchezza, di depressione, di un'attività magari anche motoria molto calma, molto debole, però se fate lavorare la mente, se la vostra mente agisce nel vostro subconscio che colpisce questa cosa e voi pensate positivamente, ecco, vedete, io sono ottimista, cioè io cerco di stare assieme a gente che è positiva. E cerco di sforzarmi di anche di recuperare energia da questa gente, e per me è stata voglio dire un come un toccasana, ecco, se posso usare questo termine, perché io sto male quando vedo gente che soffre perché viene colpito dal tempo, viene colpito dal periodo del buio, viene colpito da un sacco di problemi che la vita ci sta creando. La vostra mente deve reagire positivamente su tutti gli effetti negativi della vita e della giornata. La vostra mente deve superare queste difficoltà. A un certo punto fermatevi, riflettete, fate lavorare la vostra mente in maniera positiva. Voglio, se nella maniera più così anche elementare, che la gente non vada a sconforto. Può succedere delle situazioni gravi, può succedere dei lutti in famiglia, questo capisco, però reagite positivamente, fate lavorare la vostra mente in maniera ottimistica, starete bene, non andate nei centri commerciali alla domenica, ma andate in mezzo al bosco, perché dentro vi spruzzano la polverina del desiderio. Lo metto tra parentesi. Noi non siamo solo dei consumatori, siamo delle persone. Ecco, non fatevi influenzare. È tutta una maniera consumistica. Adesso apri la linea, ma voglio finire il concetto. Sì, sì, sì. Per farvi abbagliare dal consumismo. Andate a fare un giro in campagna, andate a fare un giro nel bosco, sui colli, e là prendete energia dalla natura. Vi passerà tutta la depressione. Sì, pronto? Sì, Giampaolo. Sì, ciao. Ciao. Ciao anche all'ospite. Ciao. Andare per campi, forse il sole serve a qualcosa, sì Francesco, cosa dici tu? Ma sai, per me è lì per caso, ma se lo togliessero è una cosa superflua. No, potremmo anche far senza, perché non ha l'anima. No, sole. Assolutamente, no. Sai. L'hanno messo lì al centro l'hanno messo lì, sai. Sì, serve centro... a qualcosa. No, quello che serve il sole, dai, scherzi. Dai. È più bello con un crocifisso. Comunque.
quel sole bambino, come minimo, non ha la tristezza del dindondang, Sì, no, ma difatti il sole è fondamentale, perché se tu rendi conto che la nostra vita, a parte appunto anche la luna che è importantissima, è essenziale. C'è un'altra telefonata. Ah, sì, hai visto? Sì, sì, è essenziale. Il quadretto te l'ho dato, che è Venus et Helios, dove c'è Venere vista di spalle, te l'ho dato, no? Quello, sì. Quello lì è 1,80 x 1,30 m, l'ho fatto in originale a spatola. E il sole bambino che nasce dalle gambe, sì, di Venere, lì con le due aquile di fronte e l'orso polare da una parte, io ce l'ho dentro, cosa vuoi? E purtroppo sono un debole che sono attratto e vivo del circostante, della natura, e basta. Poi il Dio ebraico lo lascio a chi vuole. Esatto, e fai ecco, bene. Io sono solo col circostante, punto e basta, e l'indefinito spazio. Ti benissimo. Saluto e ti ringrazio. Grazie Giampaolo, ciao. Ciao. Sì, pronto? Sì, ciao. 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 Approfitto per salutare Giampaolo. Ciao Giampaolo, spero di vederti presto. E ti volevo dire, quel signore là ha detto tante cose belle e ha detto una cosa onestissima, che bisogna conoscere che cos'è la depressione. Ecco, quando la si conoscerà un po' di più e si vedrà che il nodo da sciogliere della depressione, pur restando nell'ambito di tutti quei concetti che ha espresso, positivi e validi, che io considero, è una baggianata da superare. Basta conoscere come siamo fatti, la materia di cui dispone il nostro corpo per funzionare, e vedrai che la cosa è banale. Parlo della depressione in genere, da quella postparto a quelle depressioni che si trovano in giro in mille casi, cui sono stato anch'io forse parte inconscio, e ne sono venuto fuori in maniera, penso, buona. Ciao, grazie. Grazie a te. Se volete una spiegazione in merito a queste affermazioni, sono pronto a darla. Sì, no, ma è chiarissimo, nel senso che... No, parlo della materialità degli avvenimenti. Beh, tutto è materia. Parlo degli accadimenti possibili e manovrabili da parte nostra, di ognuno che sa cosa fare. Sì, basta non rinunciare alla propria vita. No, parlo di rinunciare. Parlo di cosa si deve fare. Le cose che devono essere fatte vanno fatte. Cosa si deve fare? E parlo di fare, di materia. Sì. Bene. Ciao. Grazie. Ciao. Sì, Francesco, se affrontiamo la maniera della depressione si dovrebbe stare qua 10 ore e ancora non si risolverebbe il problema. Anche se magari queste cose poi le danno in mano ai psicologi, ai psicanalisti, che magari con un'imbottitura di pastiglie oppure di qualche suggerimento così fatto a livello universitario, che poi magari questi ragazzi, signori, anziani, perché un po' la depressione colpisce tutti, ne vanno avanti per anni e fanno fatica poi ad uscirne, perché io capisco che molte forme di depressione, no, sono fatte per gli eventi che ti succedono nella vita, la perdita di un caro familiare, magari la delusione in amore, la perdita del lavoro e tutte queste cose. E so che sono cose difficili da affrontare, però noi abbiamo avuto un dono che è la vita, e la vita bisogna viverla con gioia nonostante tutte le cose brutte che ci possono capitare. E allora quello che io consiglio a tutti quanti: cominciamo ad abbracciare la natura nel vero senso della parola. Riscopriamo un po' l'antico per non cadere nella depressione. Riscopriamo un po' l'antico. I vecchi una volta sapevano, non esisteva, una volta non esisteva la depressione, è la malattia del XX secolo, inventata, fatta apposta. Abbracciamo la natura. C'è un'altra telefonata. Sì. Pronto?
Sì, scusa, mi permetto di rompervi la scatola ancora. Volevo dire che se trovate qualche medico che vi dice non gli effetti della depressione, ma se vi spiega che cos'è fisicamente la depressione, sarà il primo medico che ha scoperto questa cosa. Vi posso parlare in maniera materiale molto chiaramente di questo. E se i medici non sono capaci di dirvi, dite ai medici che trattino della medicina e lasciano stare la fisiologia o la fisica umana, perché il medico deve fare il medico e il fisico deve fare il fisico. Se no, quando trovate un medico e vi dice ma la medicina non è una scienza esatta, e allora io vi dico sì, la medicina non è una scienza esatta, ma la fisica è una scienza esatta. E lei, signor medico, intrallaccia la fisica in questo momento. È chiaro? Sì. Se ti è chiaro questo concetto, dobbiamo partire da questa base, parlare di fisica e di eventi fisici, di accadimenti fisici e tutto quello che è in correlazione alla nostra necessità di essere persone viventi e star bene. Ciao. Ciao. C'è una telefonata, sì, pronto? Sì, ancora Giampaolo, scusami. Ciao. Francesco. Volevo aggiungere che dagli alchimisti escono nel Medioevo, se non erro, i preti da una parte e i medici dall'altra, gli uni per curare l'anima, gli altri per curare il corpo. Beh, la non sarei così negativo verso l'alchimia. Ma l'alchimia era seria. Sì. Quando si sono divisi di uni da una parte, sono d'accordo con la separazione è sempre sbagliata. Pur rimanendo sempre con la testa sempre uguale, loro hanno speculato gli uni da una parte, gli altri dall'altra. Ecco perché camminare minimo 10.000 passi al giorno, che saranno 7-8 chilometri circa, è il minimo che si possa fare in mezzo ai campi. Io dico questo perché a 4 anni ho fatto i primi 1.000 metri di dislivello alle 3 del mattino da Pove a Camposolagna, se non so se conosci quella mulattiera. Sono di Malostica, perciò. Ecco, alle 3 del mattino a 4 anni avevo mio fratello 6 anni, mio padre davanti e noi altri dietro, e da lì non mi sono più fermato, purtroppo ho una malattia, la mia. Non mi fermo, continuo a camminare. Mai fermarsi. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao Giampaolo. Scusate ancora. Bene. La tua scaletta sul mondo celtico cosa prevede adesso? Adesso, visto che è passata da poco la Befana, volevo un po' parlarvi di questa festa, che anche questa fatta propria dal cristianesimo. È la festa che chiude il lungo ciclo delle celebrazioni invernali o sostiziali. Se vogliamo se vogliamo attribuire loro ancora un senso arcaico e pagano, è l'Epifania. Per il cristianesimo l'Epifania ha simboleggiato originariamente la stessa nascita di Gesù, ma in seguito, quando per ragioni di opportunità liturgica hanno indotto la Chiesa a spostare la ricorrenza al 25 dicembre per coprire precedenti celebrazioni pagane, tra cui il Sol Invictus di latina memoria. Risultato pressoché inestirpabile, si è trasformata nel periodo dell'adorazione dei magi. Presso altre comunità cristiane, infatti, come quella ortodossa, il Natale è ancora celebrato il 6 gennaio. Fin qui la tradizione cristiana. Ma come abbiamo ormai ben imparato, e come anche quest'ultimo esempio dimostra, basta scavare appena un poco sotto ogni festa cristiana per ritrovare potenti echi di ricorrenze e celebrazioni molto più antiche, con tutti i loro simboli che, nascoste sotto mentite spoglie, ancora oggi fanno bella mostra di sé. Seppur riconoscenti, misconoscenti i più. È il caso del simbolo per eccellenza del nostro paese, l'Epifania, la Befana, la cui popolarità, specie in alcune regioni italiane, supera quella di Babbo Natale, figura ben più recente acquisizione. Un personaggio indubbiamente eccentrico, questa anziana signora, e dall'inquietante ambivalenza. Chi è la Befana?
e una dolce vecchina dallo sguardo ridente e dal grembiule multicolore, tutto rattoppato. E come una tenera nonna visita i bambini per donar loro dolcetti. Oppure l'inquietante megera vestita di scuro, che con ghigno sinistro si aggira nell'oscurità per spaventare i monelli. Già questa sorta e doppia personalità fa scattare in chi interessa di spiritualità antiche un dubbio, un sospetto o un ricordo. Vecchia, brutta, sdentata, naso adunco, dita ossute, chiuse intorno a un manico di scopa che usa come cavalcatura e mezzo di trasporto. Qual è il motivo della sua raffigurazione, così simile a quella delle streghe delle fiabe o della tradizione popolare? Per capirlo possiamo andare ad indagare le usanze e i riti che contraddistinguono la celebrazione dell'Epifania. Anticamente la dodicesima notte dopo il Natale, ossia dopo il solstizio invernale, si celebrava la morte e la rinascita della natura attraverso la figura pagana di Madre Natura. La notte del 6 gennaio Madre Natura, stanca di aver donato tutte le sue energie durante l'anno, appariva sotto forma di una vecchia che volava per i cieli. Ormai secca, Madre Natura era pronta ad essere bruciata come un ramo, per far sì che potesse rinascere dalle ceneri come una giovinezza, una luna nuova. Prima di perire, però, la vecchia passava a distribuire doni e dolci a tutti, in modo da piantare i semi che sarebbero nati durante l'anno successivo. In molte regioni italiane in questo periodo si eseguono riti purificatori simili a quelli del carnevale, in cui si scaccia il maligno dai campi grazie a pentoloni che fanno gran chiasso o si accendono imponenti fuochi. Addirittura in alcune regioni si costruiscono dei fantocci di paglia a forma di vecchia che poi vengono bruciati durante la notte tra il 5 e il 6 gennaio. In Sicilia l'Epifania è festeggiata come la festa della vecchia, evento che si celebra ogni anno non proprio per il 6 gennaio, ma per la notte di San Silvestro. Ecco, non a caso proprio, io ero dalle parti del Friuli il giorno dell'Epifania e là è famoso il Pignarol, lo chiamano così. E non c'era un paese che la notte del 6 bruciava questo falò, facevano con le fascine, ed era bello vedere così tanta gente radunata a ballare, a festeggiare il 6 gennaio. Un'usanza che qua mi sembra che in molti paesi si sia anche un po' persa. Non so se sia pigrizia o perché qua siamo magari presi più a andare nei centri commerciali che magari stare attorno. No, ma vedo che ultimamente dai esistono, cioè ci sono dei tentativi di recupero. Ci sono dei tentativi, per fortuna, sì. Sto notando che negli ultimi 2 o 3 anni c'è qualcuno che ha sensibilità verso questo rito. Se tu pensi ad esempio il Pater Marzo, ad esempio nell'Alto Vicentino ci sono già 15 comuni che organizzano il Battimarzo. Mi sembra che anche la provincia di Padova, tramite un assessore, che adesso non ricordo il nome, abbia preso questa iniziativa. Mi sembra proprio anche in un paese qua vicino, Borborico, mi sembra. Sì, ma ad esempio nell'Alto Vicentino, ad esempio, lo scorso anno Breganza ne fu un turno gigantesco, Montecchio Precalcino lo stesso, cioè un sacco di comuni sono organizzati. Beh, il più famoso ad esempio è quello di Recuaro, in cui quello è storico nella sfilata, però c'è state proprio partecipazioni importanti. Il fatto che le persone si vanno dentro questi riti che sono della nostra terra, che sono delle nostre radici, della nostra cultura, è anche un interesse per il nostro passato che diventerà il nostro presente e il nostro futuro. No, hai fatto bene a ricordare questa cosa, perché è giusto, insomma, è giusto. Però io ho notato che comunque in provincia di Padova c'è un timido risveglio. Sì, ma in tutto il Veneto, a dire la verità, cioè te lo posso assicurare, in tutto il Veneto piano piano qualcuno si tende a fare. C'è una telefonata, voi facciamo partire l'ascoltatore. Fai. Sì, pronto? Sì, pronto, buonasera. Pronto? Se sei in diretta, sì. Parla pure. Sì, però volevo dire una cosa sulla sta vetta, su sto pane, sì. Lì che saremo nati, no? Quindi sono andati via, richiamo, no?
e si fa il 5, 6 meno un quarto, sarebbe io brusa, no? Però quello che mi ha stupito è che finito il panel lì, tutti buttano tutti i fuochi d'artificio e sembra essere l'inventore. Cioè praticamente l'usanza stavolta non so neanche perché. Sai, le varianti, le introduzioni ci sono, sì, sempre. Ma, cioè, il fuoco d'artificio penso che 50 anni fa, 60 anni fa mi faceva. Cioè non c'è più una festa nel segno del panerin o della letta che si brucia, c'è una festa consumistica come tutto ormai. Sai, volevo dire. È un po' difficile quando ci sono eventi di massa che rimangano autentici o vengono ripetuti. Lo spettacolo di fuochi d'artificio purtroppo, o per fortuna, è uno spettacolo che viene inserito e si inserisce. Se noi volessimo fare una ricostruzione dal punto di vista filologico concreta, dovremmo limitarci a bere il vino e il vin brûlé. Lo so, sarebbe la cosa migliore, però piuttosto di niente è meglio che qualcuno cominci a seguire delle tradizioni locali, e se ci sono i fuochi d'artificio, va bene, non è un grande problema. Sarebbe peggio se fosse la Coca-Cola o qualche altro sponsor, o ad esempio se andasse a mangiare da qualche altro, ad esempio in certi grandi luoghi di consumo di massa che sono difficili anche per gestire la salute. Perciò sì, i fuochi d'artificio sono una cosa contaminante che possiamo ancora accettare. Ma non c'è più la cultura, anche io mi ricordo che mia nonna faceva la pinza. Sì, però la cultura siamo noi che ce la facciamo. Da mangiare sette pinze diverse per il mal di schiena, cioè, robe qua andate perse. No, guarda, non sono andate perse, sono soltanto in una fase in cui devono essere rilanciate. Sono lì, sai, sono le brasi che corrono sotto la cenere. Basta avere la volontà di soffiare sopra e si riprendono. Però dobbiamo essere noi a soffiare. Speriamo. Mi auguro perlomeno, perché sennò viene fuori i nostri puteri, che viene fuori con una cultura che non è più la nostra. Sì, ma la cultura ai bambini la diamo noi. Se noi non facciamo cultura, non avranno la nostra cultura. Ma se cultura che viene fuori, se questo è il fuori artistico. Ma cerchiamo di fare qualcosa noi, cioè, l'importante è... E constatiamo che le cose non ci piacciono, però cominciamo a cambiare noi e cambiare quello che gli abbiamo attorno. Facciamo un qualcosina di concreto, perché lamentarci sempre può essere utile, ma è un punto di partenza, ma è un punto di arrivo. Si parte dal lamentarsi. A me non piace, bene, a me piace questo e comincio a fare quello che a me piace. Infatti non sono levato, sono incontrato, non ho visto che vado là. Va bene, grazie. Grazie, ciao. Grazie. Comunque Francesco, ecco, nota che questo ascoltatore è molto sensibile, sì, perché giustamente tu hai cercato di sminuire sta cosa e in parte ti do ragione, però anche a me comunque ha dato fastidio vedere i fuochi d'artificio alla fine del falò. Non capisco il significato di fuochi artificiali, però va bene, insomma, accettiamolo. L'importante è che comunque queste cose vengono fatte, perché è vero che io ho visto queste cose proprio in alcuni paesi del Friuli, però è anche vero che magari c'era anche tanta gente, ecco, si divertiva, ballava, danzava, però non ho capito neanch'io il nesso dei fuochi d'artificio. Non lo so come mai il comune abbia fatto questa cosa, quando comunque anche l'ascoltatore sensibile, se il comune avesse speso quei migliaia di euro per fare una grande distribuzione gratuita di vin brûlé, cioccolata, sì, e queste cose qua, forse la gente attorno forse era più contenta, ecco, questo voglio dire. Certe volte purtroppo, se quelli che fanno le cose pensano che la gente voglia quello, in realtà la gente vuole qualcosa di diverso. C'è proprio un problema di comunicazione per me anche. Vabbè, insomma, accettiamolo, comunque io l'accetto con molta e molta riserva questa cosa, e do ragione a questo ascoltatore, guarda, che ha captato il mio pensiero. Comunque, una notte magica dunque quella dell'Epifania, per cui gli animali possono parlare, ma è assai pericoloso starli ad ascoltare, e presenti si aggirano nella notte rendendo necessari riti propiziatori per scacciarli con fuochi e rumori. Ciò fa assomigliare questa ricorrenza con tutta evidenza sin dalla remota antichità, che va a chiudere il periodo dei festeggiamenti solstiziali alle cosiddette feste del fuoco, tipiche della cultura celtica. È tuttavia evidente dalle tracce esplicite lasciate da queste scadenze rituali in tutta Europa, che anche le quattro tappe annuali dei solstizi e degli equinozi rivestivano un'importanza fondamentale,
per l'economia rurale dei nostri antenati. Il motto del sole, l'allungarsi e l'abbreviarsi ritmico delle giornate e le conseguenze di questi fenomeni sulla natura, sul comportamento degli animali e soprattutto sulla possibilità di sopravvivenza della comunità, hanno sin qui dalla preistoria contraddistinto la spiritualità umana. Ma altri simbolismi legati al personaggio della Befana ci fanno riflettere. Quel manico di scopa che la vecchia cavalca porta alla mente tutta una serie di bastoni magici, che a loro volta rimandano ad un simbolismo fallico, quindi nuovamente di fecondazione e rinnovamento. Nella notte dell'Epifania, dunque, proprio mentre si esauriscono gli ultimi bagliori delle feste solstiziali, e la dea madre, ormai vecchia e rinsecchita, muore nelle fiamme dopo aver portato a fine il suo compito e distribuito i suoi ultimi doni. Essa si mostra che il ciclo invece ricomincia da capo. Il bastone, simbolo maschile della potenza generatrice della fertilità, è pronto per fecondare nuovamente il ventre della terra, che pare morta ma sta solo riposando, e dare inizio ad una nuova stagione luminosa, calda e ricca di nuovi frutti. Ecco, questo un po'... Bene, adesso ritorniamo un po' a parlare di Celti, che i greci chiamavano Keltoi, e tutte le genti celtiche con le quali entravano in contatto più o meno pacifico. In questo caso ricordiamo la distruzione del tempio di Delfi e che il nome Celti non fu mai applicato dagli antichi scrittori delle genti della Britannia o dell'Irlanda, e non c'è alcuna prova che le genti del luogo designassero se stesse con questo nome. I Celti della Gallia Cisalpina, che sarebbe l'Italia settentrionale, vennero chiamati dai Romani nel IV secolo Galli, parola derivata probabilmente da successioni e trasformazioni del termine greco Galati. Questa parola venne usata dai greci forse per designare il colore lateo della pelle dei Celti, oppure per richiamare l'importanza del bianco, che si ritrova in moltissimi nomi di dee e di eroi celci, che indicavano il cielo o la connessione con esso. Un'altra ipotesi è che il termine derivò dalla parola celtica Gal, che significa furore, tipico atteggiamento dei combattenti celtici, da cui il nome di Gallia, Cisalpina e Transalpina. Teodoro Siculo, Cesare, Strabone, Pausania riconobbero... Teodoro Siculo. Ma ho capito male. Che è morto anche giovane, appena 30 anni, che viene nei primi anni, diciamo fine secolo, dal 60 al 30 avanti Cristo. Riconobbero che le parole Galli, Galati erano equivalenti a Keltoi e Celti. Cesare dice che i Galli del suo tempo chiamavano se stessi con il nome di Celtae, e Teodoro usò tale termine giudicando Keltoi la parola più esatta, mentre Pausania definisce più antico il nome Celti rispetto a Galati o Galli. Poi ci sono altre testimonianze riguardanti il nome con il quale i Celti designavano se stessi, e una di queste riporta il nome di Kealtec, che significa uniti al cielo, figli del cielo. Anche Gaeltec, secondo Smitti, che riporta Kael, il cielo, e Cealt, come persona celeste, significando una loro connessione con l'elemento celeste, come poi vedremo più avanti, che molti di questi sono dedicati alla religione. Un altro termine, Kealt, il significato di un popolo segreto, accordandosi con la parola Ceilit, in gaelico, che ancora oggi vuole dire nascosto. Ecco, il gaelico è una lingua che si parla, per fortuna, ancora in Irlanda. Poi i Celti in Italia, invece,
che vivevano al di qua delle Alpi, che separavano l'Italia dalla Francia e dalla Svizzera, appartenevano alla stirpe celtica europea, e ossia che va dal passo del Gran San Bernardo a quello del Piccolo San Bernardo, che è in Val d'Aosta, o anche tra il Moncenisio, il Gottardo e il Brennero e il Tarvisio, che qua c'è testimonianza che c'è stato un intenso passaggio di genti celtiche verso la penisola italica. Tra l'altro poi sono state ritrovate un sacco di monete celtiche nei laghi alpini, che stava a significare che venivano offerte agli dei del luogo per proteggersi il percorso, che poi venendo a valle con la speranza poi di trovare terra fertile in modo poi di creare i clan, famiglie, villaggi o pida, tra i quali molti di queste tribù, che adesso vi rammento alcuni nomi, come i Leuci, che erano stanziati nelle valli superiori della Mosa e del Mosella, nell'alta valle Marna a Svoggi, i Sequani, grande e importante popolazione stanziata a ovest del Giura, che sarebbe nell'odierno dipartimento della Franche-Comté, e in Alsazia, i Lingoni, i Remi, gli Elvezzi, gli Insubri e i Cenomani. Ecco, questi ultimi erano nell'area veronese dei Monti Lessini. Gli Insubri era un popolo, una tribù che era nell'Insubria, praticamente sono quelli che hanno poi creato Milano, Mediolanum. Troviamo perciò popolazioni celtiche ancora stanziate oltre i passi valdostani, come i Veragri, i Seduni e i Nuantes, che erano nel vallone svizzero oltre il Gran San Bernardo. Poi i Cetrones, forse presenti anche nella Valdigne, e gli Acitavones, i Meduli, i Graiocelli, i Alobrogi, a ovest del Piccolo San Bernardo, che comunque questi erano di continuo in passaggio nella pianura padana. Ecco, gli Alobrogi erano famosi perché c'era un famoso re Belloveso, non so se magari qualcuno di voi ha studiato la storia celtica. Poi a partire dal V secolo avanti Cristo era molto più probabile che le popolazioni celtiche valicavano a più riprese i passi alpini del Piccolo e del Gran San Bernardo, poi per riversarsi poi nella pianura padana, dove altre tribù tipo i Boi, i Lingoni, i Senone, i Cenomeni si stabilirono. E i Celti scesero e si stanziarono in Italia in successivi spostamenti avvenuti intorno fra il VI e il IV secolo a.C., dove presumibilmente con l'aumento delle varie tribù o un nuovo cambiamento del clima, perché qua trovavano un clima più mite rispetto ai paesi del nord da cui provenivano. Comunque queste popolazioni, perché poi altre popolazioni prettamente indoeuropee venivano dalla Romania, dalla Bulgaria e dai quei paesi là. Ecco, fu così che in questo periodo gruppi di Celti provenienti dalle zone dell'Alto Reno e dall'Alto e Medio Danubio occuparono alcuni territori della pianura padana. Infatti, i Cenomani hanno praticamente poi creato Briscia, che sarebbe Brescia, Bergamo e Verona. I Boi, Lingoni e Biturgici cercavano oro e vino etruschi, perché poi qua, una volta qua, trovavano altre popolazioni, ma soprattutto hanno trovato nuovi territori per cui stabilirsi. Ecco, per caso, no, per i Boi, i Galli Boi sono quelli che hanno fondato Bologna, da Boi, Bologna. I Lingoni e i Senoni, Senigallia, poi vedete che tutto viene un po', questi nomi antichi poi vengono a maturare con i nomi che hanno dato alle città ancora esistenti, insomma. Si sa per certo che nel 474 a.C.
gruppi armati di Celti appartenenti a una confederazione di Biturdici, Arverni, Senoni, Ambari, Carnuti e Eulerci, dopo aver attraversato il passo del Brennero ed essersi riversati nella pianura padana, sconfissero gli eserciti etruschi nei pressi del Ticino e si stanziarono nella piana degli Insubri. Ecco, Tito Livio cita questa storia nel 59 a.C. nel suo libro Le Storie e cita nei suoi scritti i nomi di sei popoli celtici che invasero l'Italia nel V secolo: gli Insubri, Cenonomi e i Saluri, stabilitisi al nord del Po, come i Boi, i Lingoni e i Senoni, invece questi stanziati a sud del grande fiume. Gli Insubri sarebbero stati una suddivisione degli Edui, che avevano come capitale Autun, la moderna Saône sur Loire, che sarebbe una cittadina in Francia. I Cenomani, invece, era una tribù secondaria che formavano il gruppo della nazione di Wolcae, proveniente probabilmente da una regione situata a ovest della Boemia. I Boi, una parte del popolo che, condotto anche da Segoveso, conquistò in questo periodo la Boemia, dalla quale furono più tardi cacciati e costretti a dividersi in due gruppi, di cui uno si diresse in Pannonia, che sarebbe a sud di Vienna, e l'altro presso gli Edui in Francia. I Lingoni portano lo stesso nome della tribù celtica che si stanziò nel distretto della Marne. La maggior parte degli invasori celti giunse in Italia, che proveniente quindi dalla Francia orientale e dalla Germania orientale e in parte dalla Svizzera. E non ci furono probabilmente popoli interi a spostarsi nelle nuove terre, ma solo, ecco così da fonte, presumono che ci sia stata una gioventù molto insoddisfatta e così anche così molto, come si può dire, così animata, no, di avventura, che praticamente... I Calici avevano primavere sacre. Sai cosa sono le primavere sacre? Praticamente quando c'era una popolazione che era troppo consistente, i primi nati in tutti i sensi, cioè dai ragazzi agli animali, venivano presi e partivano per fondare una nuova città. Si chiamava più Ver Sacrum, proprio primavera sacra, e si spostavano e andavano a prendere, conquistare nuovi territori e proprio a espandere quella civiltà da cui erano partiti. Anche gli indiani d'America avevano queste usanze, no? Che quando la tribù si ingrossava troppo e poi la questione alimentare era così misurata, si staccavano dai genitori e formavano altre tribù. E probabilmente anche nel periodo celtico era un po' e quella veniva in Italia, veniva nell'antica Italia, veniva appunto in primavera, si chiamava proprio le primavere sacre, proprio erano gli ultimi nati, cioè nel senso che i più adulti, i più forti, i più preparati, cioè con proprio i giovani, con tipo le mandri, quegli animali più giovani partivano e poi andavano a prendere nuovi territori. Sì, anche perché si presume che in quel periodo la vita media era sui 45 anni, 50 al massimo, Sai, io delle statistiche diffiderei molto, perché le statistiche di solito tendono a essere falsate. Probabilmente la vita era più lunga, cioè c'era una maggiore mortalità infantile, c'era una mortalità prima, però forse le età erano più lunghe a mio avviso, nel senso che per me anche qui c'è un artificio statistico. Tanto non sai, chi vede le statistiche italiane si rende conto che possono essere falsate come si vuole, i numeri possono cambiare e spostarsi. Ettore, abbiamo 3 minuti. Abbiamo 3 minuti, naturalmente le cose da dire sarebbero tante, perché la storia è così lunga, così, così bella, che mi dispiace naturalmente interrompere, ma avremo altri modi comunque di poter riprendere questo discorso. Sì, esatto, più avanti. Perché, vuoi ricordare gli appuntamenti? Ecco, io esatto, voglio ricordare gli appuntamenti. Allora, domani sera, per chi interessa, c'è un nativo americano di nome Ichu, che parlerà di cultura, spiritualità e rituali tradizionali degli indiani d'America.
Ecco, questo incontro è alle ore 21 presso l'Arca di Noè, via Medici, dietro il centro Kofler, che è sulla circonvallazione di Padova, alle ore 21. Ecco, se magari qualcuno gli interessa, c'è un numero di cellulare che può chiamare questa signora, che è lei che ha organizzato questo incontro, mi ha pregato anche di presentare questa cosa. Io ho conosciuto Iciu e vi garantisco che vale la pena di vedere, che è il 349 28 61 484. Poi ecco un altro appuntamento importante che comunque di sicuro Francesco lo presenterà anche la settimana prossima, venerdì 19 gennaio, alle ore 21 presso l'auditorium della scuola media di Villa Tora c'era Federico Moro, che presenterà il libro La voce della Dea e la custode dei segreti e i Veneti antichi e Celti agli albori della nostra storia. Ecco, il tutto sarà accompagnato musicalmente dall'arpa celtica di Giulia Rettore, che è una ragazza che si è diplomata al Conservatorio di Padova. Poi ci saranno dei filmati sui Veneti antichi e poi un po' di scenografia, ecco, su questa storia. Ecco, chi fosse interessato, Veneti antichi e Celti, venerdì 19 gennaio alle ore 21 presso l'auditorio della scuola media di Villa Tora. Bene, io saluto tutti quanti. Io ricordo che questa sera, per chi vuole, alle ore 21 a Monte Corto Terme, al pub Imco, il via Aureliana 11, c'è l'incontro pubblico di tutti i pagani in Vica Veneti. Chi vuole venire sa che l'incontro è aperto a tutti. Salutiamo. Salutiamo, che Dea Ritia vi porti tanta salute e abbondanza. E come si può dire, visto che abbiamo toccato un argomento della depressione, su con la vita, fate Per gli ascoltatori, Alberto è in ritardo, però bisogna fare la pubblicità alle 8. Sì, ma comunque adesso facciamo la pubblicità, poi ci organizziamo. Va bene. Non preoccupatevi se sentite Alberto, perché Alberto ha un problema di lavoro e arriverà fra poco. Ecco, abbiamo regia che ci consiglia di continuare. No, ma bisogna fare la pubblicità. Vabbè, comunque. Sai, Radio Gamma 5 non è ricca e bisogna rispettare. Giustamente. Casomai, se vuoi, possiamo sforare dopo la pubblicità, okay, se Alberto non arriva. Allora, rispettiamo la scaletta. Vi mando la pubblicità e ci sentiamo dopo.